Prima della 180 in Italia vi sono varie iniziative, varie attività che hanno preceduto la legge. Negli anni 60 in Inghilterra Rind fonda la prima residenza psichiatrica della storia. Basaglia inizia la sua attività a Gorizia nel 1961. Nel 1968 viene fatta la legge cosiddetta Mariotti, che istituisce gli enti ospedalieri che garantiscono l'assistenza pubblica a tutti i cittadini, e anche gli ospedali psichiatrici sono considerati enti ospedalieri. Successivamente viene approvata la legge 431 del 18 maggio, specifica per l'assistenza psichiatrica, che tra le altre cose riconosce il ricovero volontario in ospedale psichiatrico senza la perdita dei diritti civili, istituisce i centri di igiene mentale, finanzia le spese per il personale degli ospedali psichiatrici a carico dello Stato e stabilisce la presenza negli ospedali psichiatrici di equip mediche, e con un ricovero in ogni unità, in ogni divisione degli ospedali, al massimo di 125 posti letto. Qui vi ho riportato un elenco di tutte le nuove esperienze di assistenza psichiatrica che sono state realizzate in Italia ad opera di vari operatori per superare il manicomio o addirittura cancellarlo, come poi è stato fatto con la legge 180. Fra tutte queste esperienze io vi parlerò di quella fatta a Nocera Superiori o al manicomio di Mater Domini. Come dice John Foote, l'esperienza di Sergio Piro a Mater Domini non è stata ancora studiata ed approfondita come merita. Sergio Piro è nato nel 1927 ed è morto nel 2000. Qui ci sono tutte le sue, tutto ciò che ha fatto, ha stilato fra l'altro il progetto da cui è derivata la legge regionale della Campania. Questi sono alcuni dei libri che lui ha pubblicato, ma ritorniamo all'attività fatta a Mater Domini. Nel giugno 1959 viene chiamato a direttore del manicomio, che è un manicomio privato che ha dal 1930 stabilito una convenzione con la provincia di Avellino per il ricovero degli pazienti di questa provincia, ma accoglie pazienti anche di Avellino e addirittura della provincia di Nuoro. A che cosa trova Piro a Mater Domini? Un abuso della contenzione fisica, di psicofarmaci altamente sedativi, di elettroshock e di insulinoterapia. Soprattutto il personale infermieristico è scarsamente istruito, non vi è alcuna tutela sindacale, gli infermieri sono sottopagati, le donne sono ancora pagate di meno rispetto agli uomini e se sono gravide vengono licenziate. Inizia a sperimentare, siamo quindi nel 1959, nuovi psicofarmaci meno sedative, progressivamente riduce le terapie cosiddette violente, cioè l'elettroshock e l'insulinoterapia, inizia delle forme di psicoterapie brevi a termine nel reparto di osservazione e intesse dei rapporti con la CGIL clandestina degli infermieri. Nel 1961 attiva uno dei primi atelier di arte psicopatologica in Italia e nel 1962 appoggia appieno il primo sciopero generale degli infermieri contro la volontà dell'amministrazione. Questo sciopero porta all'acquisizione di diritti sindacali, a una parità di trattamento economico tra uomini e donne. Nel 1965 con il regista Riccardo Napolitano realizza un primo documentario sulle condizioni di Mater Domini. Ma c'è anche un altro evento importantissimo. Il fotografo Luciano D'Alessandro per alcuni mesi stette nel manicomio di Mater Domini ed realizzò un reportage fotografico bellissimo che è stato poi pubblicato con il titolo Gli Esclusi. Queste sono alcune delle foto realizzate da Luciano D'Alessandro, che sono anche molto note perché sono pubblicate su molti libri. Queste erano le condizioni degli ammalati quando è andato Sergio Piro.
Dal 1966 incomincia anche la formazione degli operatori che agiscono all'interno del manicomio e che non sono solo medici, ma sono introdotti psicologi, filosofi, assistenti sociali, studenti, e costituisce l'equipe multidisciplinare. Dal 1966 organizza un controcorso agli studenti della Facoltà di Medicina di Napoli e favorisce la nascita del movimento studentesco e accoglie all'interno del manicomio con un compito attivo nella gestione del manicomio volontari esterni e studenti. Nel 1968 viene inaugurato il cosiddetto padiglione Irpinia, che è un reparto aperto e rappresenta la prima comunità terapeutica nel sud, seconda in Italia dopo quella di Gorizia. Qui non vi è alcun mezzo di contenzione fisica, vi sono attivate le assemblee fra ricoverati, infermieri ed altri operatori anche esterni. Viene nominata la commissione interna dei ricoverati, che ha il compito di controllare i vari aspetti della vita ospedaliera, vengono incentivate e attivate varie forme di attività creative per favorire la socializzazione e la libertà d'espressione dei ricoverati e gestite solo da loro. Viene anche nel 30 dicembre 68 pubblicato il numero unico del Gazzettino di Mater Domini, realizzato dai ricoverati, in cui vengono riportati lavori dei ricoverati, gli estratti delle assemblee, così come vi ho riportato questo brano di una paziente. Cosa succede dietro tutto questo movimento di apertura completa, almeno del reparto Irpinia, nei confronti della cittadinanza e dell'esterno? Che il 19 febbraio 1969 l'amministrazione privata invia a Piro una lettera in cui gli si impone di allontanare gli studenti e i volontari, in quanto questi li considera estranei, e di riutilizzare la contenzione fisica. Piro denuncia tutto al Ministero e chiede un'ispezione, ma il 23 febbraio del 1969 viene licenziato in tronco dalla proprietà privata. Questo non resta un fatto isolato o misconosciuto. In effetti vi è un ampio dibattito sulla stampa nazionale, a partire dall'Unità. Il Mattino dedica a questo episodio tantissimi articoli, tra cui quelli di Ciro Paglia, che segue direttamente l'esperienza di Piro a Mater Domini. Anche l'allora Paese Sera dedica molti articoli su questo evento del licenziamento del direttore che voleva liberare i matti. In effetti Piro viene convocato al Ministero della Sanità per rispondere di alcune cosiddette incresciosità, cioè la proprietà privata ha messo in rilievo che nel periodo in cui c'erano le studentesse in minigonna nel manicomio erano aumentate le pratiche autoerotiche dei pazienti schizofrenici, e per questo ha licenziato Piro. Questa vittoria della proprietà privata però è molto limitata nel tempo, in quanto gli infermieri ormai costituiti in sindacato fanno uno sciopero lunghissimo, viene pubblicato un libro bianco di denuncia sulla Mater Domini, per cui il 22 luglio 1973 il Mater Domini viene sottratto alla proprietà privata, viene trasformato in ente di diritto pubblico e affidato alla provincia di Avellino. L'opera di Piro non si ferma qui, a Mater Domini, perché nel 1973 va a dirigere un'unità ospedaliera di Leonardo Bianchi, che come condizioni fisiche, strutturali, ma anche di gestione degli ammalati, è in condizioni peggiori del Mater Domini, ospita fino a più di 3.000 pazienti. Anche qui Piro inizia un'attività di liberazione con la sua equipe, ma anche qui viene contrastato, anche qui la sua equipe, il suo lavoro vengono contrastate dagli operatori sia sanitari che amministrativi, per cui viene mandato via e ricomincia al Frullone, dove avrà però un'esperienza positiva.